Questo programma è offerto da Borriello Abbigliamento, RM Costruzioni, La Vinicola del Titerno, Eurogronde Limatola, City Saloon, La Torrente Il Buon Pomodoro Italiano. Benvenuti a Fides, una nuova trasmissione televisiva, ma non soltanto, un'operazione di comunicazione che vuole mettere insieme quelle che sono le notizie dei mass media e le notizie che riusciamo a rilevare sui social. E allora, prima di andare avanti, io vorrei spiegarvi anche perché abbiamo parlato appunto del culto della Dea Fides. Fides in latino vuol dire etimologicamente patto di lealtà. E allora facciamo un po' come facevano i romani. Proviamo a stringere di nuovo questo patto di lealtà tra i cittadini e la politica. Dunque, vi presento i nostri ospiti. Abbiamo alla mia sinistra l'ex sindaco di Ottaviano, l'avvocato Luca Capasco. Buonasera, grazie per l'invito. Mentre invece alla mia destra abbiamo l'avvocato dell'autorità del sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, Antonio Del Mese. Buonasera a tutti. E poi infine abbiamo il segretario regionale di Sinistra Italiana, Tonino Scala. Buonasera. Insieme a me, quindi a compiere questo viaggio, giustamente ho una figura che mi aiuterà a comprendere quali sono gli argomenti che viaggiano di più sul social. E allora, buonasera Emilia. Buonasera a tutti e grazie per avermi dato la parola. Mi chiamo Emilia e sono laureata in Scienze della Comunicazione. Questa è la mia prima esperienza televisiva a cui partecipo e il mio contributo a Fides, che per l'appunto la trasmissione, è quello di portare all'attenzione dei telespettatori gli argomenti di dibattito pubblico che per la maggiore girano sul web. C'è un altro però elemento che arricchisce la nostra puntata, la tribuna popolare. Allora io prego la regia di inquadrare la nostra tribuna. Ringrazio dunque di essere con noi Eliana Troise. Buonasera Eliana. Buonasera, grazie per l'invito e soprattutto complimenti per questa anche prima puntata e per gli ospiti. Io sono Eliana Troise, sono consigliere alla quarta municipalità e il mio impegno è sempre stato per questo territorio e di insegno. Grazie. Grazie. Grazie Eliana. Buonasera a tutti, sono Valentina Ercolino, dirigente scolastico di una scuola paritaria, nonché presidente della sezione Confapi Scuole Paritarie della Campania. E allora in bocca al lupo per Fides, che ci vede uniti in questo incontro che sarà duraturo nel tempo. Grazie. Salve, salve a tutti, io sono Sasi Barretta, sono un tecnico sportivo e insegnante nel settore danza sportiva ormai da anni e ovviamente i miei complimenti vanno adesso alla prima puntata alla nostra conduttrice Rosa Criscuolo. Grazie per l'invito, grazie a tutti. E allora io ringrazio la tribuna anche per l'affetto e do in bocca al lupo a tutti quanti noi, quindi anche alla regia e a tutti coloro che sono dietro le quinte. Li saluto immediatamente perché di solito si fa alla fine di una puntata, quindi Fabrizio Giordano, Gianluca Coscione, la produzione Antonio Perugino e la redazione Marzio Di Mezza. Però io adesso ho bisogno di far partire immediatamente questa puntata, quindi invito Fabrizio Giordano a mandare la copertina. Il riscaldamento climatico a cui assistiamo da circa 150 anni è anomalo perché innescato dall'uomo e dalle sue attività. Si chiama effetto serra antropico e si aggiunge all'effetto serra naturale.
Rispetto ai livelli preindustriali, la temperatura media del pianeta è aumentata di 0,98 gradi centigradi e la tendenza osservata dal 2000 a oggi fa prevedere che in mancanza di interventi potrebbe arrivare a più 1,5 gradi centigradi tra il 2030 e il 2050. Il decennio 2009-2019 è stato il più caldo mai registrato e il 2020 è stato il secondo anno più caldo di sempre. Definire tutto questo con il termine climate change è corretto, ma non rende abbastanza l'idea. Dobbiamo iniziare a parlare di crisi climatica perché il clima è sempre cambiato, ma non così in fretta e non con delle infrastrutture rigide e complesse come sono le città e il sistema produttivo ai quali i paesi più industrializzati sono abituati. A provocare più danni è soprattutto il consumo di carbone, petrolio e gas, che rappresentano la maggior parte delle emissioni di gas serra. Nel 2019, secondo il Global Energy Perspective di McKinsey, le fonti fossili erano responsabili dell'83% delle emissioni totali di CO2. Secondo il Global Risk Report pubblicato dal World Economic Forum nel 2020, per la prima volta i rischi globali in cima alla lista in termini di probabilità sono tutti riconducibili all'ambiente. Ecco alcuni dei principali disastri ambientali causati dall'uomo nel XXI secolo. Marzo 2011, incidente nucleare alla centrale di Fukushima, Giappone. 2015-2016, la fine della Grande Barriera Corallina, Australia. Novembre 2019, acqua alta a Venezia, in Italia. Luglio 2021, alluvioni in Germania e Belgio. Estate-autunno 2022, ondate di calore in Europa. Il mondo ha aggiunto circa 1 miliardo di abitanti negli ultimi 15 anni e si prevede che la popolazione mondiale raggiungerà i 10 miliardi nel 2050 e gli 11,2 miliardi nel 2100. Il rapporto tra sovrappopolazione e impatto ambientale è strettamente correlato al fatto che più esseri umani consumano più risorse comportano uno sfruttamento maggiore della terra. L'inquinamento è parte integrante della nostra quotidianità. E non si limita solo all'aria. Dai rifiuti gettati in strada, ai milioni di tonnellate di anidride carbonica riversate nell'atmosfera ogni anno, ai rifiuti umani e ai rifiuti chimici insabbiati sottoterra o gettati in acqua per disseminare le proprie tracce. Tutti i fenomeni sopra indicati contribuiscono ad incrementare in maniera esponenziale la probabilità di catastrofi ambientali e naturali, aumentando, a loro volta, la probabilità di danni sociali ed economici che da essi possono derivare. Dunque, una copertina davvero impegnativa. Tuttavia, questi argomenti oggi danno i loro e producono i loro effetti sotto agli occhi di tutti. Io voglio cominciare a porre una domanda che potrebbe sembrare scontata, ma invece abbiamo bisogno di discutere su questo punto. E allora, Avvocato Del Mese, qual è il ruolo della politica e dell'informazione rispetto a questo tema? Allora, innanzitutto io ringrazio l'iniziativa, la televisione, perché credo che sia fondamentale su questo tema comunicare. Comunicare soprattutto la verità. Rifacendomi al nome Fides, è vero che era la dea romana della fedeltà, della lealtà, che i cittadini romani dovevano avere verso Roma. Però Fides, vorrei utilizzare questo appellativo anche per rappresentare un poco la difficoltà che c'è tra il problema climatico e la comunicazione e la politica, cioè un'interazione complicata tra questi attori di questa problematica, perché Fides, i latini utilizzavano questo nome anche in senso peggiorativo per indicare la Fides greca o la Fides punica, i greci e i cartaginesi che spesso non dicevano la verità, non erano leali. Quindi credo che mai come questa sera il collegamento tra Fides e gli aspetti climatici, il peggioramento della situazione climatica globale sia particolarmente pertinente.
è collegato. Ora, perché tutto questo? Perché innanzitutto la comunicazione riveste un ruolo, a mio avviso, fondamentale, perché la popolazione, i cittadini, non hanno contezza precisa di cosa sia la crisi climatica, perché le variazioni climatiche ci sono sempre state nella storia del nostro pianeta. Ciò che negli ultimi secoli, come la redazione ha appena detto, ha cambiato le cose è il peggioramento, l'accelerazione di certi fenomeni che stanno danneggiando irrimediabilmente il pianeta. Quindi la prima cosa è questa: il cambiamento climatico è un evento, è un fattore naturale, è l'accelerazione che non è normale, è l'accelerazione di questi fenomeni climatologici che stanno portandoci, arrecandoci una serie di problemi. Secondo punto, i gas serra, li sentiamo spesso nominare in senso spregiativo, inappropriato. Non è così. Anche qui i gas serra rappresentano solo una sorta di involucro che avvolge il pianeta. Sono composti da vapore acqueo, anidride carbonica, metano e protossido di azoto. Sono queste sostanze che sono necessarie per la vita, per la nostra vita, sono necessarie per il pianeta. Il meccanismo, diciamo, è semplice, si può spiegare in un minuto. Il Sole manda i raggi, le radiazioni sulla Terra, la Terra in parte trattiene queste radiazioni e poi le fa rimbalzare sotto forma di raggi infrarossi nell'atmosfera, e qui incontrano questi raggi proprio l'effetto serra, che li trattiene in parte, in altra parte li restituisce indietro come una sorta di ping pong, garantendo così il riscaldamento della bassa atmosfera e della superficie terrestre. Anche qui, come le variazioni climatiche, questo fenomeno è naturale. Ciò che non è naturale è l'aggravamento dal punto di vista quantitativo di questi gas. Perché? Perché, come anche la redazione in apertura ci ha anticipato, la rivoluzione industriale, o meglio le tre rivoluzioni industriali che si sono susseguite negli ultimi due secoli della nostra storia, hanno portato a uno sfruttamento sregolato, dissennato delle nostre risorse a danno dell'ambiente, a danno del clima, a danno del sistema, dell'ecosistema che regge e mantiene, o meglio manteneva in equilibrio il pianeta. Questo ha creato la rottura di questo equilibrio, e in questo scenario, se pensiamo a un teatro, no? In questo teatro, governato da questi fenomeni, si muove l'informazione, si muovono i politici, si muove la scienza. L'interazione tra questi tre attori comprimari è complicata. La politica non riesce a tradurre in modo semplice il messaggio della scienza che ci danno gli scienziati. L'informazione, purtroppo, se non è corretta, se non partecipa a semplificare un poco il problema, perché il problema ambientale è un problema complicato, può creare dei danni. Vi faccio un esempio concreto. Sappiamo tutti che gran parte della scienza mondiale, quantificata in circa il 97%, ritiene che il problema del cambiamento climatico, dell'accelerazione dei fenomeni, sia un danno per il pianeta. C'è una piccolissima percentuale, paragonabile nel residuale 3% del mondo scientifico, del quale fanno parte
per esempio gli scienziati Zichichi, Rubbia, che sostengono invece che il cambiamento climatico, questa accelerazione di certi fenomeni, non siano colpa dell'uomo, del sovraffollamento e dello sviluppo e dell'utilizzo dissennato, dello sfruttamento delle nostre risorse, ma sia colpa del sole. E però grazie all'informazione che oggi è velocissima e in poco tempo può indirizzare e orientare le convinzioni, anche quelle diciamo non vere o minoritarie, o quelle che forse ai cittadini fa piacere sentire, che il problema è di qualcun altro, che il problema, i problemi ci sono sempre stati, che i problemi non siamo in grado di risolverli, nel senso che non possiamo più risolverli, perché noi sappiamo che anche se oggi per assurdo noi in questo momento interrompessimo le emissioni, cioè le azzereremmo, per ritornare all'era preindustriale ci vorrebbero millenni. Questo scoraggia il cittadino, scoraggia la collettività, e quindi forse a tanti di noi fa comodo seguire la scienza minoritaria, perché questo ci tranquillizza. Ecco, questo rapporto tra questi attori è complicato, è difficile. Credo che ognuno di questi, ognuno di noi debba tornare nel proprio alveo e con serietà, competenza, onestà, ecco, tornare alla Fides da cui siamo partiti. Sì, voglio dire, dobbiamo cambiare marcia e direzione. Perfetto, grazie avvocato. Allora, la politica sta cominciando, ma non da ora, da un po' di anni, Tonino Scala, a occuparsi di ambiente. L'Italia è un po' in ritardo a quanto pare, ma riusciremo a recuperare? Riusciremo a recuperare, dobbiamo provarci, anzi dobbiamo riuscirci se vogliamo consegnare ai nostri figli un mondo nel quale è possibile vivere. La politica può e deve fare tanto. La politica nel corso di questi anni, almeno nell'ultimo periodo, ha fatto dei grandi passi da gigante, con una serie di provvedimenti importanti fatti un po' a livello planetario. Poi ci sono politici che invece hanno riportato il mondo all'età della pietra sotto questo aspetto, e parlo di Trump. Le dichiarazioni di Trump hanno fatto più danni delle immissioni che un'azienda senza depuratore può fare ogni giorno, immettendo liquami non depurati in un fiume, perché quando il capo, tra virgolette, dello Stato più importante al mondo non firma alcuni protocolli e fa alcune dichiarazioni assurde, allucinanti, contro la scienza, realmente creano un danno non indifferente. Però molte volte c'è sempre il solito giochetto che noi facciamo. Lo diceva bene l'avvocato Del Mise, che ringrazio per l'intervento che ha fatto, perché è stato una scheda sulla scheda, ha approfondito il grande lavoro che ha fatto la redazione. Cioè, molte volte noi vogliamo sentircele certe parole da parte della politica, perché ci fanno stare un po' meglio. In realtà noi non dovremmo solo ed esclusivamente aspettare alcuni provvedimenti, perché qui l'informazione può tanto. Non c'è più tempo, cioè, né questo è quello che dobbiamo far comprendere anche attraverso uno strumento come una trasmissione come questa, che non c'è più tempo per il mondo. O siamo in grado nei prossimi 10-15 anni, dicono gli scienziati, a ripensare al ruolo e al rapporto dell'uomo con la natura, oppure noi ai nostri nipoti non consegneremo un luogo nel quale sarà possibile vivere. Noi dobbiamo pensare ad uno zaino da avere sulle spalle, all'interno del quale provare a dare dei piccoli contributi, mettere alcuni elementi che, se sommati agli elementi degli altri, possano in modo rivoluzionare cambiare lo stato attuale. La spiego meglio. Può sembrare una cosa banale, nella scheda questo è un approfondimento da fare, secondo me proprio con una trasmissione ad hoc. La cosa che più inquina
Può sembrare strano, non sono le industrie, non sono le automobili. La cosa che più inquina sono gli allevamenti intensivi di animali. Questo che significa? Significa che non è che non dobbiamo mangiare più carne, però dobbiamo provare a limitare l'uso, perché se continuiamo ad aumentare il dosaggio di carne, significa che ci dovranno essere altri allevamenti intensivi che arrecheranno un danno maggiore ad un sistema mondo che è già compromesso. Se noi continuiamo ad utilizzare l'acqua senza criterio, e questo significa che arrecheremo un danno alle falde acquifere e l'acqua si ridurrà sempre più. Se al posto di comprare la bottiglietta d'acqua compriamo la borraccia, che per fortuna a scuola oramai ogni bambino ha imparato grazie al lavoro che fanno i docenti a portare, noi metteremo ogni giorno nelle discariche meno bottigliette d'acqua. Se al posto di comprare l'acqua nella minerale, nella bottiglia di plastico, la compriamo in quella di vetro, che è possibile riciclare all'infinito, noi con un piccolo contributo avremo contribuito, scusate il gioco di parole, a trasformare il mondo. È questa la visione che, al di là della politica, ognuno di noi deve provare a mettere in campo se ai nostri nipoti vogliamo consegnare non un mondo migliore, ma un mondo. So che può sembrare drastico ciò che sto dicendo, ma purtroppo è così. Grazie, grazie Torino. Io nel frattempo voglio chiedere alla regia di cominciare ad avviare il collegamento con Anna Moni Alfieri, però prima di questo voglio porre la stessa domanda ad un politico del territorio. Luca Capasso, sei stato un sindaco in un comune diciamo che ha visto anche il cambiamento climatico avere i suoi effetti sul nostro territorio. Come si deve muovere la politica locale rispetto a questa emergenza? Buonasera innanzitutto e grazie per l'invito. Io credo che noi dovremmo affrontare, al di là del territorio locale, dovremmo affrontare la questione del cambiamento climatico, dell'inquinamento, del disastro ambientale, come diciamo una pandemia. Perché è ovvio che se l'Europa si adegua ad un sistema ambientale seguendo delle direttive, ma gli altri continenti non fanno, come diceva l'amico Tonino, sulla questione di Trump non firmando dei protocolli, credo che comunque non serva a nulla, nel senso, se non è mondiale la questione e non si incomincia veramente, noi non rilasceremo ai nostri nipoti, ai nostri pronipoti, non lasceremo nulla, perché i nostri territori, e il caso è anche recente, stanno subendo anche sulle coltivazioni questi. C'è la mosca che mangia la frutta che viene dall'Oriente, e comunque è per colpa dei cambiamenti climatici che si sono verificati, ma i cambiamenti climatici portano anche a pericolosità mai viste, e l'ottimo servizio che avete fatto, avete mostrato anche per esempio i nubifragi che avvengono e sono avvenuti in questi anni. Voglio dire, la gente non percepisce il vero senso del cambiamento climatico per i danni che vengono ad essere, perché non vede il pericolo, non capisce, tramite giustamente la comunicazione e tramite anche questa ottima trasmissione, bisogna arrivare alla popolazione facendo capire che anche buttare il mozzicone di sigaretta a terra o ottimizzare e facendo un'ottima raccolta differenziata. Non sono d'accordo invece sul fatto che l'industria non inquina, anzi credo che, abbiamo l'esempio classico dell'Ilva di Taranto, se vogliamo parlare, perché diciamoci la verità, noi dobbiamo trovare un sistema ecosostenibile, perché essere, diciamo, difendere l'ambiente è prioritario, ma difendere anche diciamo, il progresso industriale, il progresso tecnologico ci serve. Cioè, esco fuori di righe, fuori tema, se noi pensiamo che nel 2035 togliamo le macchine diesel, le macchine a benzina e poi non teniamo, ho avuto una macchina elettrica e non abbiamo le infrastrutture per ricaricare una macchina in 5 minuti, ma mi devo fermare ad un distributore e devo caricare la macchina dopo un'ora, devo stare fermo lì un'ora, diciamo che la tecnologia non è pronta ad essere diciamo in campo per questo tipo di sistema.
C'è il fatto, dicevo, che anche l'agricoltura ne sta soffrendo, come per esempio questo fatto che nell'agro nolano e non soltanto, anche nell'area vesuviana, stiamo subendo. Subiamo i naufragi, subiamo anche io da sindaco, per dire la verità, quante volte mi sono trovato ad adottare provvedimenti di chiusura perché ormai questi temporali, allerta meteo, non si riesce a capire come la violenza della natura possa giungere sui nostri territori. Quindi bisogna costruire le infrastrutture, avere le possibilità di avere efficienti mezzi di mantenimento di allagamenti, di infrastrutture, di fogne. Cioè, è un tema talmente largo e talmente complicato che se non si affronta con veramente un sistema come la pandemia, quindi di carattere globale, diventiamo essere sempre una piccola mosca che non risolve i problemi. E allora, crisi climatica, progresso, io voglio sapere se è con noi in comunicazione suor Anna Monia Alfieri. Allora, buonasera Anna Monia, mi senti? Io sì. Perfetto. Allora Anna Monia, il tema di oggi è la crisi climatica, ma qual è il ruolo della politica e qual è il ruolo della informazione su questo tema, soprattutto guardando verso i nostri ragazzi? Questo è un tema che tu sai che a noi sta tanto a cuore. Prego Anna Monia. Carissima Rosa, anzitutto la ringrazio per questo servizio per la nazione. Fides credo che sarà una trasmissione di alto livello. Perché? Perché ha un'ambizione, quella del patto di lealtà. Allora il mio intervento vorrei che fosse un po' più di carattere generale. Cioè, guardiamo alla politica e guardiamo all'informazione come guardano i nostri giovani. Anzitutto, quando parliamo di comunicazione, noi riconosciamo tutti anche il valore che ha la comunicazione nello sviluppo della coscienza della comunità, del controllo del potere, in generale per il processo di democratizzazione. Però quando parliamo di comunicazione parliamo anche di un pericolo molto alto. Io ho sentito i suoi ospiti, che ringrazio in trasmissione, dove facevano emergere proprio il pericolo di una comunicazione che è piegata all'interesse del momento, a quello che la persona si vuole sentir dire, o anche interessi terzi ben maggiori. Allora che cosa succede? Il pericolo della comunicazione, soprattutto nel tema ambientale, rischia di essere padroneggiata da un potere dispotico, quello che ho bisogno di farti credere, quello che ho bisogno di vendere. Uno stile da cambiare, un pensiero da costruire. Quindi è altamente pericolosa anche quando è soggetta unicamente a leggi di mercato senza regole. Pensavo alle cosiddette macchine che si ricaricano in modo elettronico. Allora che cosa succede? Che questa comunicazione anche in tema ambientale rischia di omologare, rischia di o tutte le coscienze, fino a costituire un vero pericolo per la società. Difatti, l'esigenza di regolare la libertà e i diritti di informazione rappresentano un problema di etica sociale a livello planetario. Pensiamo nel concreto. Una scelta politica, parliamo di relazione tra comunicazione e politica, una scelta politica quando comincia a vivere? Non nel momento in cui viene assunta, ma solo nel momento in cui viene comunicata. Gli inglesi e francesi sono amici, mentre magari è in corso una guerra, ma nel momento in cui questa guerra viene comunicata diventano nemici. È la comunicazione che dà vita a qualsiasi decisione. Mangiare farina di insetti aiuta nel cambiamento climatico a limitare l'inquinamento diventa un dato di fatto. Ma poi questa notizia è davvero intera? No, perché andrebbe coniugata con altri esempi.
mangiare farina di insetti al netto delle valutazioni che non è oggetto di questa applicazione, vuol dire lasciare molti terreni colti nel paese Italia. Quindi vuol dire un aumento della povertà, ma peggio, un aumento dei danni biologici perché quei terreni sono in poco. Ecco, quindi una comunicazione che diventa distorta, rischia di diventare disinformazione. Ecco allora perché c'è una scollatura fra la politica, la comunicazione e i cittadini. Per ristabilire questo patto di lealtà fra politica e cittadini, passando dalla comunicazione, è necessario che la comunicazione sia chiara, fine glossa, senza interpretazioni, il più oggettiva possibile, il più completa. Il patto di lealtà fra la politica e i cittadini non può venire se la comunicazione continua ad essere distorta. Basti pensare cosa dicono i giovani. I giovani, per conoscere una notizia, io stessa dico ai miei giovani, devono leggere giornali differenti, perché ogni giornale ha il suo taglio editoriale, ha il suo indirizzo, ha il suo credo politico, ha il suo partito, ed evidentemente questa informazione distorta non potrà mai favorire un patto di lealtà fra la politica e la comunicazione, ma anche fra gli scienziati e i cittadini. E allora qui entra in campo un altro aspetto. Qual è il ruolo che sono in grado di svolgere gli strumenti della comunicazione rispetto alle politiche esistenti? Svolgono un ruolo di conservazione o di cambiamento? E allora qui è chiaro che la libertà di espressione è un diritto sacrosanto che tutela anche la nostra Costituzione all'articolo 11, ma deve necessariamente misurarsi con una oggettività della notizia. E arrivando all'ambiente, vorrei fare due considerazioni, una di merito. L'ambiente, è necessario che la comunicazione, è lì che si gioca tutto. Io credo che lì sia lo spartiacque fra un'ideologia e un'informazione corretta. La comunicazione deve diventare meno ideologica, sia quando trasmette le decisioni della politica, sia quando trasmette le ricerche degli scienziati. Pensiamo a che cosa sta avvenendo in queste ore. Giovani che per contrastare l'inquinamento, la rovina dell'ambiente, imbrattano statue, beni pubblici, bloccano il traffico. Anna Monia, mi senti? Io ti voglio fermare un attimo perché uno voglio mandare la pubblicità e poi dopo voglio farti vedere una cosa. Va bene? Grazie. Ok, pubblicità. Ogni cosa buona si vede fin dal principio, come l'unione che ci dava forza per salvare i nostri pomodori dalla grandine. Nati sotto il dolce sole del sud, scelti uno ad uno, con quel sapore che hanno solo dalle nostre parti, oggi come ieri, la Torrente, il buon pomodoro italiano. Nel cuore del Sannio Beneventano, dove la natura e la storia sono in equilibrio perfetto, la Vinicola del Titerno da 40 anni produce i migliori vini nel rispetto della tradizione di famiglia. La vite e il vino per la famiglia di Leone rappresentano un obbligo nei confronti di una terra dove la viticoltura è da sempre l'elemento caratterizzante. I veri intenditori non bevono vino, degustano segreti. La Vinicola del Titerno. E rieccoci in studio. E allora io voglio chiedere alla regia, quindi a Fabrizio Giordano, innanzitutto di inquadrare la nostra Emilia che deve appunto presentarci qualcosa. Sì. Allora Rosa, infatti volevo chiedere alla regia di mandare in onda i TikTok che ho selezionato.
avete veramente rotto le palle. Vandali, imbrattatori di statue, di quadri, di opere d'arte, di musei, di palazzi storici, basta. Ripulite con la lingua quello che avete sporcato, ripagate di tasca vostra i danni fatti e qualche giorno di carcere vi potranno rinfrescare le idee. Difendere l'ambiente non vuol dire andare in giro a far casino, a bloccare le strade, le autostrade e a vandalizzare opere d'arte e musei. Vergognatevi! Ciao, io sono quello celiaco che si faceva i cazzi suoi lì a fianco. Andate a lavorare, cattivi! È una vergogna! Siete vergognosi! C'è una crisi climatica in corso! E secondo me questo è una crisi climatica! Credi che io non sia preoccupato della crisi climatica? Che ho bisogno di questo per capire se ho un problema della crisi climatica? Ma non serve ai governi! Questo, ma non è vero! Non è vero! Tu sei sulla strada sbagliata! Non è questo il modo di protestare! Questo è patrimonio di tutti! Cosa vai da qualsiasi parte ma mi... Promesso? Ma non arrestatevi ogni volta! All'entrata di questo posto, che si professano green e che stanno continuando come tante altre banche della San Paolo a investire in perdite nel gas e nel carbone. Abbiamo bisogno di tutta la popolazione. Però sono belli i delfini, cazzo. Per sopperire a quello che ci insegna, quello che dovremmo sapere. Dovremmo sapere che in questo momento. Attivismo epico finito male. Ma te ne lo riavi? Addirittura qualche settimana fa gli attivisti di Ultima Generazione hanno colpito anche la facciata del teatro alla Scala. Se analizziamo i social o per l'appunto leggiamo qualche commento, la rabbia collettiva è unanime. Infatti il primo argomento a cui si appellano è quello del danno ingiusto, in quanto gli attivisti ambientali stanno colpendo le persone sbagliate, perché non solo non siamo noi cittadini responsabili primari del cambiamento climatico, ma condividiamo le medesime istanze degli attivisti. Il secondo argomento invece è quello dell'inefficacia, in quanto gli attivisti si starebbero impegnando in azioni totalmente inefficaci rispetto allo scopo ultimo. Gli argomenti del danno ingiusto e dell'inefficacia vanno riconsiderati alla luce della funzione o delle funzioni. La prima funzione sicuramente è quella disturbante, in quanto la violenza del gesto è pensata proprio per farci innervosire, scuoterci o scandalizzarci. E quindi serve per interrompere volontariamente e violentemente l'ordinare fluire delle cose. Il secondo argomento invece è, cioè la seconda funzione è catalizzatrice, in quanto gli attivisti vogliono attirare l'attenzione su di sé e quindi vogliono far parlare di loro e far passare le notizie nei giornali e nelle televisioni. Una volta che ci hanno disturbato e catalizzato, le proteste realizzano la loro funzione comunicativa. Quindi in questo caso gli attivisti ci stanno comunicando che abbiamo un problema molto più grande di quello che possiamo immaginare e che se non invertiamo subito la rotta, il cambiamento climatico ci porterà ad una lotta per la sopravvivenza. Quindi a questo punto, Rosa, io vorrei chiedere ai nostri ospiti cosa ne pensano al riguardo. E allora, grazie Emilia. Emilia ci ha spiegato un po' qual è la strategia di comunicazione, ovviamente mettendosi in una posizione neutrale. Io ancora in linea, però, Anna Monia Alfieri. Anna Monia, ci sei?
Sì, eccomi. Allora, Anna Monia, io penso che tu abbia ascoltato la nostra social media manager che ha fatto questa analisi sulla strategia di comunicazione. E allora, brevemente, anche perché devo fare una breve carrellata con anche i miei ospiti, se queste strategie di comunicazione hanno a che fare con movimenti ambientalisti o con ecovandalismo, così come ci dice il nostro neo ministro dei trasporti. Ottima l'intervento della loro social manager, veramente, ecco, i ragazzi dovrebbero ascoltarla, perché questi ragazzi in realtà sono semplicemente dei vandali, ragazzi che sono stati in qualche modo influenzati da una comunicazione distorta, da adulti che definisco irresponsabili, che pensano che la loro libertà, le proprie idee si possano affermare con la violenza. Nulla di più sbagliato. Le idee non si affermano mai con la violenza, è l'ideologia che ricorre alla violenza. La libertà non esiste se non è inserita in un interesse collettivo, è il bene collettivo. Quindi se questi ragazzi hanno a cuore, come dubito, l'ambiente, devono comprendere che la loro libertà di espressione, di manifestazione deve essere, primo, pacifica, perché le idee si affermano con il ragionamento, con la parola, deve essere efficace e deve essere rispettosa degli altri, perché questa modalità di violenta non fa altro che non solo a non essere efficace, ma peggio, a creare delle divisioni nel paese che evidentemente non servono a nessuno. Non consideriamo poi il rischio di questi atti violenti e oltretutto i costi. A Milano, quando hanno manifestato gli anarchici, posso garantire che molti cittadini si sono sentiti appesantiti dal dover rifare le facciate che avevano appena rifatto, e chi guadagna 1.000 euro di stipendio non si può permettere questi costi. Quindi vorrei confermare che non sono vernici lavabili. Rosa, approfitto di questa occasione, perché lei me lo consente sempre, per essere telegrafica e lanciare un appello alla classe politica. Prego, prego. La comunicazione ai giornalisti e agli adulti: abbiate in mente che i ragazzi che del 2022-2023 sono i ragazzi del post-Covid, ragazzi spaventati, senza punti di riferimento e smarriti. Non è un caso che siano aumentati fra i ragazzi situazioni di isolamento, abuso di psicofarmaci perché presi dall'ansia e manifestazioni del proprio pensiero in modo violento. La classe politica, giornalisti e gli adulti stiano molto attenti a non aizzare questi ragazzi nelle piazze, ai gridi più nefasti, perché io sono certa, conoscendo i ragazzi e conoscendo la società, che questi fenomeni di manifestazione al grido, fascisti e antifascisti, comunisti e anticomunisti, anarchici e anti-anarchici, produrranno in paese Italia un danno che noi non riusciremo facilmente a gestire e a contrastare. Quindi invito tutti quanti a calmare gli animi, a guardare davvero in faccia la realtà, a non dare comunicazioni sbagliate, perché il risultato lo abbiamo visto tutti quanti. A testa in giù, con gli occhi, e con una croce sugli occhi al presidente del governo, al ministro Valditara, e una stessa minaccia al segretario Elli. Non viene escluso nessuno. Quindi ora questo accurato appello: non usate i ragazzi per interessi terzi, perché sarebbe un'operazione che vi sfuggirà di mano, con danni davvero gravi per tutto il paese, anche per la sicurezza, oserei dire. Grazie. E allora grazie Anna Monia di essere stata con noi. Ovviamente le porte di Fides sono aperte, ci vediamo grazie. Al prossimo collegamento. Grazie davvero, grazie. Anna. Ciao. Grazie a tutti.
E allora io voglio ritornare ai miei ospiti studio, abbiamo detto tante cose, abbiamo visto dei TikTok, abbiamo avuto l'intervento di Anna Monia Fieri e di Luca Capasso. No, io credo che Anna Monia Alfieri, sulla Anna Monia Alfieri, abbia ragione nel dire di non iniziare, perché io credo che la battaglia del clima, ma tutte, voglio dire, tutte le questioni più importanti non debbano avere colore politico, dovremmo fare fronte comune. So che è un'utopia quello che dico, che probabilmente ci sono delle regie occulte che cercano gli scontri, cercano di alzare diciamo il livello, anche di alzare il livello di tensione. Sbagliato, perché è vero che dopo la pandemia abbiamo una classe giovane che sta davvero in difficoltà. Oggi, se pensiamo che i giovani si rifugiano nella droga attuale, che è l'alcol, voglio dire, abbiamo c'è qualcosa che non va, c'è un pericolo sociale che è importante e da non sottovalutare e tenerlo presente. Da padre dico veramente, oggi debba ritornare anche il ruolo dei genitori, che forse è il ruolo più difficile, ma debba tornare anche a quello, quando il genitore veramente faceva il genitore. Su questi episodi, voglio dire, non sono d'accordo con quello che diceva il ministro, voglio dire, c'è da punire sicuramente gli atti, perché imbrattare dei beni comuni. Quindi la galera tu non la vedi? No, io penso una cosa, che la pena, l'inasprimento delle pene in alcuni casi si debba comunque provvedere. Questo è un caso, ovviamente, per diciamo far desistere, perché non ci prendiamo in giro. Ovviamente se io imbratto un muro, ma so che se vengo preso imbrattando questo muro ho una pena salatissima in termini anche di carcere, ovviamente ci penso due volte. Ma il problema è culturale, il problema è la radice, da dove parte questa questione, quindi di andare di lavorare ovviamente su una radice culturale più che sull'inasprimento di pena. Perfetto, io sono sicura che Tonino Scala non ha un'idea molto simile a quella di Salvini. Tra l'altro, io poi dopo lo farò anche vedere, Tonino è autore di un libro, Terra, il cambiamento climatico spiegato ai ragazzi, quindi il metodo, diciamo, di Tonino è praticamente diverso. Prego. No. Diciamoci la verità, a Salvini non va nemmeno risposta, a Salvini va fatta sempre una pernacchia, cioè questo dovrebbe essere una questione proprio di buon senso che dovrebbero fare un po' tutti. Lui, ministro della disumanità, che lascia morire le persone in mare e gioca con la vita delle persone, non si può permettere nemmeno di aprire la bocca su alcuni temi, ma questa è altra storia, abbiamo già dato troppa importanza a Salvini. Io condivido il discorso fatto da Sorana, ma fino a un certo punto, perché è vero, ha ragione anche Capasso quando dice che non bisogna strumentalizzare i ragazzi, però bisogna anche pensare altra cosa, cioè la vita è conflitto. Nel senso che la storia ci ha raccontato che grazie ad il conflitto si è arrivata ad ottenere determinate cose. Cioè il conflitto inizia tra i giovani, tra i figli e i padri, e quel conflitto aiuta a crescere. Cioè quindi bisogna stare attenti anche quando si dicono determinate cose, perché noi oggi stiamo parlando della questione dell'ambiente, anche perché si è arrivata ad un conflitto forte che grazie ad una generazione, quella dei Friday for Future per intenderci, che hanno posto l'attenzione al mondo non andando a scuola un venerdì, anche in quella circostanza taluni dicevano che quel venerdì era il venerdì per non andare a scuola, invece no, quello è servito a creare un grande movimento che ha riportato al centro la questione ambientale, che era diventata marginale, era diventata secondaria. Noi adesso stiamo parlando della questione di statue imbrattate con
vernici lavabili, questo lo dobbiamo dire, perché tutte le operazioni che sono state fatte con criterio. Loro sono molto più avanti di noi adulti, che siamo buoni solo ed esclusivamente a prendere parte da una parte o dall'altra. La vicenda è molto più seria e molto più complessa, e loro sono avanti perché attraverso queste azioni, discutibili o meno, cioè non sono io a essere il magistrato ad entrare in queste vicende, in queste questioni, loro facendo quegli atti si sono assunti delle responsabilità anche di natura penale, però avevano un obiettivo molto più grande, che era quello di porre all'attenzione del mondo, come dicevo prima, che non c'è più tempo, perché il tema è questo ed è su questo che noi dobbiamo provare a ragionare, altrimenti non focalizziamo bene il messaggio che loro ci stanno lanciando, cioè il fatto che il mondo si stia dividendo in due, a favore o non a favore, e dicendo che il metodo dovrebbe essere diverso, ma riconoscendo quello che dicono, per loro già è una vittoria che ci sta facendo ragionare e ci fa mettere al centro della trasmissione televisiva il tema dell'ambiente, cioè, quindi noi su certi aspetti, nonostante quello che abbiamo detto, che è deprecabile, però dovremmo ringraziarle, perché grazie a loro stiamo parlando di ambiente, stiamo parlando di un mondo e di un uomo che si deve riconnettere con l'ambiente in modo diverso. Quindi è questo, a mio avviso, modesto avviso, il tema. Grazie, grazie Torino Scala. Sì, prego, prego. Quello che diceva Tonino, i conflitti, ricordiamoci che conflitti tra padre e figlio, voglio dire, che crescono, però lasciano anche morti a terra. Quindi diciamo che noi però dobbiamo cercare... Sono d'accordo, però non mi dire che tu nella vita non hai avuto un conflitto con tuo padre. Io sono cresciuto per essere conflitto. Sicuramente. Cioè il conflitto è utilissimo. Cioè quando io vedo mio figlio che non pretende, io... Per partito preso, tu dici a tuo figlio che deve tornare alle 22, ma già sai che lì quelle 22 le dovrà sforare, perché quella è la sua conquista, e tu dovrai fare il padre, dovrai dire a tuo figlio sei tornato tardi, la prossima volta torno, ma già sai che quello serve a crescere a però te. Ci dobbiamo, e anche... ci dobbiamo fare sempre la stessa domanda: se troviamo una persona debole nel conflitto, alla fine può succedere quello che ho detto, che può lasciare a terra il morto. Va bene, allora io voglio chiedere anche un ultimo intervento ad Antonio Del Mese prima di passare alla mia tribuna popolare che mi sta aspettando dall'altra parte con ansia. E allora prego, Avvocato Del Mese, noi dobbiamo un po', no, mettere, cercare di far comunicare questi cittadini con la politica, con la comunicazione, ma rispetto a tutto quello che abbiamo ascoltato, qual è il suo pensiero? Allora, a me dispiace che Suor Anna Monia non è più collegata, quindi non può, diciamo, controbattere con noi. Io però, proseguendo quello che ha detto l'amico Tonino Scala, credo, e in parte anche quello che ha detto l'avvocato Capasso, io devo spezzare una lancia a favore invece di questi giovani. Perché mi sorprende che nel dibattito pubblico non ci si sforzi di comprendere le ragioni, cosa ci sia dietro questo gesto, che io classificare violento, insomma, qualche ritrosia o qualche perplessità. È un gesto eclatante in un paese, diciamo, a trazione conservatrice come il nostro, e quindi non accetta, non concepisce il dialogo, io questo lo devo dire, a volte, se non è un dialogo irreggimentato, diciamo, in dei binari statici, fermi, come diceva Tonino Scala, senza conflitti. Cosa c'è dietro questa protesta? L'abbiamo detto prima, Suor Anna Monia giustamente ha sollevato il punto, cioè quello di riacquistare, di dare concretezza al patto di lealtà tra i cittadini e la classe politica. Questo patto è saltato. La politica in materia ambientale ha fallito. Se noi pensiamo alle conferenze internazionali, da quella di Rio de Janeiro del 92, dove per la prima volta si è messo al centro dell'agenda il problema
climatico. Se noi pensiamo al protocollo di Kyoto, l'avvocato Capasso lo ha citato in apertura, è un protocollo dove l'America alla fine dopo pochi anni si è tirata indietro perché non accettava di dover limitare lo sfruttamento dissennato che aveva caratterizzato la politica delle cosiddette superpotenze. Se noi facciamo finta di non conoscere il problema dell'imperialismo ambientale, cioè il problema degli stati più ricchi, più forti, cioè quelli che hanno sfruttato il pianeta, che non vogliono oggi accettare, che non accettano che gli stati più poveri debbano rispettare oggi in questo momento meno regole rispetto a quelle che vengono imposte a noi. Cioè questa lotta, questa disuguaglianza, come diceva l'avvocato Capasso, della correlazione, io su questo sono pienamente d'accordo, tra il problema climatico e il Covid. Il Covid e il problema climatico hanno molti punti di contatto, sono problemi transfrontalieri, riguardano tutto il pianeta, sono problemi che hanno messo aspetti che hanno messo in risalto proprio il tema della disuguaglianza. Nel Covid le persone anziane, quelle affette da problemi, tanto per dire, cardiorrespiratori, sono state più esposte, hanno pagato un prezzo altissimo. Nel problema climatico i paesi più poveri, cioè quelli che non hanno capacità economiche, sociali, culturali per adattarsi al cambiamento del clima, stanno pagando e pagheranno un prezzo sempre più alto. Allora, per chiudere, diciamo, per tornare ai giovani, guardate, io credo che noi dobbiamo iniziare a cambiare prospettiva di ragionamento. Chi ha violato per circa due secoli in modo spudorato le norme ambientali è un criminale. Cioè questo va detto, cioè l'ambiente va affrontato come è successo in America la metà degli anni del 1950, un famoso criminologo statunitense classificò, parlando di ambiente, dei cosiddetti white crime collar, cioè i colletti bianchi, i crimini commessi dai colletti bianchi. A noi, alla fine, come nel campo della corruzione, questi colletti bianchi che hanno inquinato il pianeta ci appaiono come dei simpatici gaglioffi, come dei personaggi alla fine che hanno portato benessere e ricchezza, hanno distrutto il pianeta. Questo va detto, il progresso va benissimo, lo sviluppo va benissimo, però il pianeta non andava trattato in questo modo. Cioè la natura, l'uomo non doveva, voglio dire, credere che fosse lui al centro della natura e la natura dovesse adattarsi all'uomo. È vero l'esatto contrario. Allora questi giovani vanno per cortesia ascoltati, le ragioni del malessere vanno sviscerate, vanno comprese. Guardate, e voglio chiudere, non per dare importanza a Salvini, perché non vuol dire, anche perché il colore politico poco interessa questi temi, però qui tutti, ho sentito anche in questo dibattito, chi ha imbrattato ha commesso un reato, non lo ha commesso, ha fatto un qualcosa, cioè, scusatemi, ma nel nostro paese abbiamo il problema dell'amianto, abbiamo una notizia recente, il processo Eternit, cioè queste persone che hanno causato migliaia di morti, perché nessuno, voglio dire, il processo Eternit, la pubblica accusa in Piemonte aveva chiesto per il magnate svizzero che, voglio dire, ha lavorato con l'amianto e non proteggeva adeguatamente i lavoratori, la pubblica accusa aveva chiesto la condanna all'ergastolo con l'isolamento diurno, cioè il massimo. Alla fine il magnate svizzero è stato condannato a un anno e otto mesi, se non ricordo male, per la morte di un solo operaio. Ecco, parliamo anche di questo, perché altrimenti diventa reato quello che con la bomboletta imbratta, e il magnate svizzero, per ritornare alla battuta di prima, è un industriale simpatico, voglio dire, che ha portato tanto bene, ricchezza e prosperità, ma poi alla fine vediamo che la storia è altro.
Grazie. Grazie, grazie avvocato. Allora, io voglio passare un po' alla mia tribuna. Eliana, sei pronta? Io voglio chiederti se si parla rispetto a queste vicende che ci sono state rappresentate dalla nostra social media manager, ecovandalismo o movimenti ambientalisti? Allora, io direi, prima di tutto, sicuramente ci sta che un comportamento anche di provocazione rispetto al tema del clima e rispetto ad una sfida, perché parliamoci chiaro, questa è una sfida per combattere un cambiamento che è in continua evoluzione. Quindi diciamo che forse ci sono anche dei soggetti che su questo aspetto fanno degli atti di vandalismo e quindi dobbiamo essere anche attenti a selezionare quali siano, ecco, fare comunicazione buona per dare un'informazione, per recepire l'informazione giusta, perché tante volte, ecco, con i social ci si rischia di imbattersi anche in informazioni sbagliate. Quindi quello che diceva Emilia di selezionare, ecco, che ci dà possibilità qualsiasi tipo di social, che sia quello di TikTok oppure che sia anche un semplice sito internet, anche quella è comunicazione, bisogna selezionare bene le notizie, quindi ascoltare, leggere, anche come diceva la suora Anna Monialfieri, che bisogna leggere più di una notizia per arrivare giustamente ad avere diciamo la notizia reale e concreta. E stare anche molto attenti, Eliana, alle fake news. Alle fake news, quindi bisogna veramente essere attenti a recepire la notizia e quindi a fare la propria riflessione. E la mia riflessione su questo aspetto, ovviamente c'è da dire che è una sfida per il pianeta. E la politica non deve essere cieca, ma deve collaborare, come del resto, come sappiamo, che nell'agenda 2030, quella dell'ONU, ci sono al punto 11 la sostenibilità, che è una parola chiave rispetto al cambiamento climatico, dove l'agenda si propone di fare comuni sostenibili, ma città anche sostenibili rispetto a questo argomento, ma anche al numero 13 viene messo la cosiddetta proprio cambiamento climatico. Ovviamente questa è una cosa che è una sfida lunghissima. Teniamo presente che con le catastrofi che stanno accadendo, per esempio l'ultima, quella proprio che un po' su TikTok è uscita la notizia, che dal Lago Patria fino a Portici il mare ha avuto un cambiamento, si è ritirato per delle problematiche appunto tra maremoti e terremoti che si sono susseguiti negli ultimi mesi, abbiamo avuto questo fenomeno di bassa marea che probabilmente non tornerà più a livello come c'era prima, il livello del mare. Quindi anche questo è un messaggio, per me è molto allarmante e preoccupante, tant'è vero, sembra un po' insomma un'ironia, ma il sindaco di Portici, Cuomo, il 6 febbraio ha emanato un'ordinanza proprio di non accostarsi al porto di Portici e di chiudere le scuole, quelle vicine proprio al porto, perché la prefettura aveva chiamato, aveva allertato il sindaco che poteva accadere proprio un maremoto che poteva giustamente ci ricordiamo Eliana. Quindi veramente stiamo facendo anche delle ordinanze sindacali che sembra quasi insomma fuori dal normale. Di solito si faceva per la pioggia, per i temporali, stavolta invece era per un probabile maremoto. Quindi anche la politica, che per fortuna non c'è stato. Troise, però spero che la politica, a parte che è un tema che non ha colore, e mi fa piacere per gli ospiti che hai qui e soprattutto per l'autorità portuale, per l'avvocato che è qui, che ho visto che lui è molto attento su questa tematica, quindi potrebbe essere un valore aggiunto alla politica e dico, ecco, noi dobbiamo rimanere un mondo migliore ai ragazzi. I ragazzi devono capire che cosa c'è, che cosa ci sarà, perché anche un piccolo cambiamento, come già sappiamo, mesi fa sono stati alcuni alberi già fiorivano quando dovevano fiorire in primavera, anche questo, quindi ci troveremo magari tra 15 anni che magari una ciliegia ce la possiamo mangiare a dicembre ma non più a maggio, quindi anche questo è un fattore preoccupante.
preoccupante proprio sull'aspetto, diciamo, della natura e quindi anche sull'alimentazione destinata a noi, diciamo, umani. Quindi un paradigma che secondo me va curata: società, clima e ambiente. Grazie, grazie Eliana, grazie Eliana. E i ragazzi, Valentina, tu un po' di tempo fa, tra l'altro fai parte anche di un'altra redazione, noi talvolta collaboriamo insieme, hai intervistato un noto professore, se vogliamo ricordare chi è, ma soprattutto qual è il messaggio professor che vogliamo portare qui? Sì, oltre che gira, fa tanti percorsi all'interno delle scuole e nei centri con i ragazzi, un professore di matematica e fisica, ma io mi volevo collegare a imbrattare i quadri famosi, il Van Gogh e via discorrendo. Purtroppo gli atti estremi portano a potersi far ascoltare, perché spesso e volentieri questi atti estremi sono poi l'unico modo per poter essere ascoltati. Io credo molto nei giovani e lasciamo perdere questi carceri che già sono sovrappopolati e c'è proprio un problema reale alla base. Io li farei pulire quello che hanno sporcato, quindi questo potrebbe essere un elemento importante per poter poi dopo contrastare la situazione. Ma ascoltiamoli, giovani, come diceva appunto l'avvocato del mare. E la cosa del mese, mi perdoni avvocato, e la cosa importante secondo me è proprio partire, incominciare dai più piccoli con questa educazione, informando, perché muovendoci con le nuove generazioni avremo un circolo vizioso, diciamo vizioso virtuoso, e questo ci può portare ad avere proprio un atteggiamento diverso nella vita quotidiana, nelle piccole cose. A me piace prendere appunti, quindi voglio dire che se conosciamo l'energia possiamo utilizzarlo in modo appropriato senza sprechi. Ad esempio mi sono un po' informata anche tramite il professor Schettino. Abbiamo un gruppo musicale italiano che ha la passione per la bicicletta, e che cosa hanno pensato di fare? Durante gli spettacoli, sono spettacoli eco che girano in tutta Italia, hanno dei loro fans, i quali fans pedalano su queste biciclette e creano energie. Questa energia poi fa in modo di accendere il palco, far funzionare i microfoni, le casse. Quindi questo potrebbe essere proprio un atteggiamento virtuoso. Oppure ad esempio c'è anche un altro elemento importante: giriamoci intorno, noi siamo cittadini del mondo europeo, allora facciamo in modo che conosciamo anche grazie ai social. Nel 2013, quindi parliamo di 10 anni fa, la stazione di Stoccolma e l'amministrazione, trovandosi davanti una bella scalinata, che hanno fatto? L'hanno dipinta con dei tasti di un pianoforte. Ebbene, hanno monitorato delle persone che hanno utilizzato questa scalinata, sono state addirittura il 60%, e hanno lasciato da parte la scala mobile. Quindi voglio dire che se noi abbiamo dei piccoli comportamenti, non utilizziamo la macchina per andare vicino casa o per andare a lavorare o per spostarci con i nostri figli, camminiamo a piedi, utilizziamo le biciclette, questo potrebbe essere un giusto modo. Usiamo il sole, i pannelli fotovoltaici. Alla fine il cambiamento semplicemente è dato da noi, cioè il nostro modo virtuoso e con delle piccole banalità riusciamo poi a trovare delle soluzioni. Insomma, la nostra testa è energia. Grazie. Grazie, grazie Valentina. Io prima di dare la parola a Salvatore Barretta vorrei riprendere un tema. Il tema, insomma, questo dei giovani che hanno affrontato il periodo del Covid, anche la questione, insomma, dei rapporti tra le persone, per recuperarle magari anche attraverso lo sport. Ieri Salvatore appunto è stato al CONI, volevo che ci parlava di questa esperienza. Grazie Salvatore.
Sì, ieri è stata veramente una mattinata direi abbastanza emozionante, anche perché ho avuto l'onore di essere stato invitato al Palazzo Coni con sede a Roma per ricevere un attestato di riconoscimento, inerente a quello che è da periodo post pandemico con i miei corsi di diciamo io le open class di tango argentino ma anche di danza sportiva per i giovani, per i ragazzi, appunto proprio per l'aggregazione nel sociale che diciamo da qualche anno svolgo nel territorio regionale. E ovviamente ringrazio te Rosa, ringrazio il presidente Francesco Longobardi della CONI e soprattutto permettimi di ringraziare la dottoressa Rosanna Ferraro per l'invito, la quale mi ha chiesto gentilmente se potessi poi farti ricevere anche il tuo attestato di riconoscimento in merito a tutto il lavoro nel sociale che ormai svolgi diciamo attivamente da anni. E niente, appunto anche proprio ascoltando in questa riunione i vari enti e i vari tecnici sportivi e docenti universitari, trovo molto giusto tutto quello che abbiamo ascoltato adesso anche qui con gli ospiti. Ci sono delle domande che spesso mi pongo anche di fronte a quelle che sono appunto degli atteggiamenti dei giovani. Pensiamo sì a quello che sono i cambiamenti climatici, ma anche a livello sportivo purtroppo ci sono diciamo delle lesioni abbastanza gravi. Se pensiamo che già le statistiche ci dicono che molti degli impianti sciistici, per esempio, a breve, fra qualche anno, sono costretti purtroppo a chiudere, pensiamo un po' quanti di quei ragazzi che dedicano diciamo la propria vita ad una professione, ad uno sport, e si vedono così crollare dalla sera alla mattina un po' tutto diciamo questo sogno, così come tanti ovviamente addetti ai lavori per questi centri sciistici, ma così come il ciclismo, così come calcio e così come tante altre attività. È giusto parlare di cambiamenti diciamo di alimentazione? Prima ascoltavo di cercare di mangiare meno carne, io sono uno di quelli che la carne in genere cerca di non mangiarla ma per gusto, però è anche importante diciamo soffermarsi forse a quella che è proprio appunto l'alimentazione anche per gli sportivi. Negli ultimi periodi si parla di integratori, questi integratori che vanno a sostituire, così sono diciamo sponsorizzati, a quelli che sono alimenti appunto proprio per la crescita fisiologica dell'organismo di uno sportivo, quindi già delle domande diciamo bisogna porle. E è giusto anche soffermarsi anche su come vengono poi costruite alcune strutture inerenti all'organizzazione di alcuni eventi come mondiali calcistici eccetera. Quindi ci sono un bel po' di domande da fare, ma trovo molto giusto la divulgazione di questo argomento, appunto del cambiamento climatico, in trasmissioni televisive e radiofonici, e colgo l'occasione, ovviamente avendo anche qui la figura della nostra Emilia, social media manager, mi rivolgo ai giovani, ma non solo, anche agli adulti, perché ormai oggi tutti usiamo i social. Mi piacerebbe, ecco, appunto, vedere un po' più di proteste giuste anche contro quello che è appunto l'allarme del cambiamento climatico, perché i giovani purtroppo hanno un po' l'incertezza anche da parte degli adulti e quindi spesso hanno un po' delle reazioni un po' diciamo preoccupanti. Capito benissimo il tuo punto di vista. E allora abbiamo avuto anche il punto di vista degli sportivi, perché tante sono le problematiche che poi toccano tanti comparti. Però adesso c'è una brutta notizia. Perché? Perché la trasmissione è finita, avremo tanto da dire, e questo è importante, perché Fides non mette il bavaglio a nessuno. Quindi io voglio ringraziare gli ospiti che sono stati con me, dunque Luca Capasso, Tonino Scala, Antonio Del Mese, saluto Emilia. Grazie mille Rosa per avermi qui in trasmissione, e saluto anche io i nostri ospiti e di chi si è occupato della trasmissione. E allora io ringrazio anche Salvatore Barretta, Valentina Ercolino, Eliana Troise, e poi ovviamente dietro le quinte ci sono i nostri protagonisti Fabrizio Giordano, Gianluca Coscione, Antonio Perugino e Marzio Di Mezza. Ma soprattutto io devo salutare, ho un saluto particolare,
a chi questa mattina mi ha sopportato con i miei capelli, che Gianni Cerella. Gianni, io dovevo farti questo saluto perché è da tempo, insomma, che curi la mia immagine, e anche l'amica Paola Borriello. Allora, da Fides è tutto, ci vediamo alla prossima puntata e mi raccomando, restate connessi. Questo programma è stato offerto da Borriello Abbigliamento, RM Costruzioni, La Vinicola del Titerno, Eurogronde Limatola, City Saloon, La Torrente Il Buon Pomodoro Italiano.